Ragazzi, bentornati. Allora, oggi, come vedete dal titolo, vi propongo un nuovo video tag a tema chiaramente Halloween, perché questo video uscirà proprio nel giorno di Halloween. L'anno scorso avevo fatto un video molto simile, quindi un altro video tag sempre a tema Halloween. Vi lascio nella i o qui non lo so dove il link al quale potrete andare per vedere questo video, il video dell'anno scorso. Allora, prima di tutto vi ricordo che io, appunto, avendo una libreria, chiaramente ho addobbato la mia libreria a tema Halloween, sia il reparto per bambini che il reparto per adulti, e che oggi ci sarà un evento al quale, appunto, parteciperò anche io come negoziante, un evento di paese che coinvolgerà un po' tutti i negozi e che permetterà ai bambini mascherati di venire in negozio e chiedere dolcetto scherzetto. Se avete voglia di seguire questa mia avventura, questo evento, insomma, che abbiamo creato insieme agli altri commercianti, e quindi entrare nella mia libreria, vi ricordo di seguirmi su Snapchat, sono martinabelli17. Comunque vi lascio come sempre scritto qui sotto dove trovarmi. Ok, cominciamo. Per quanto riguarda il video tag, quindi le domande del tag, io oggi ho girato un po' in internet per trovare un book tag che mi piacesse. Addirittura ne avevo trovato uno, ho riscritto tutte le domande, ho trovato le risposte e poi mi sono resa conto che era lo stesso identico che avevo fatto lo scorso anno. Quindi alla fine io ho deciso di unire delle domande trovate in vari siti, su vari blog, dove appunto erano stati creati questi book tag. Quindi non posso rimandarvi a nessun sito in particolare, perché alla fine è un insieme di domande che ho preso sparpagliate qua e là. I libri che ho scelto, ho cercato di sceglierli sempre a tema Halloween, o comunque con un tema, insomma, un po' magari dei thriller o dei gialli o dei libri che facessero un po' rimanere con il fiato sospeso. Quindi spero di aver azzeccato il tema più possibile, anche perché, come sapete, come sa chi mi conosce da un po' più di tempo, non sono una gran lettrice di romanzi horror, ecco, quindi chiaramente non saranno tutti così, e io comunque spero di darvi nuovi spunti di lettura. Ok, cominciamo. Prima domanda: un libro con la copertina arancione che avete nella vostra libreria, chiaramente ricollegandoci alla zucca di Halloween. Allora, io ho scelto Codice a Zero di Ken Follett, che, come vedete, ha la copertina completamente arancione. Questo chiaramente è un thriller, quindi uno di quei libri, appunto, che fanno un po' rimanere con il fiato sospeso. In questo caso praticamente abbiamo un uomo che si sveglia e in un bagno è completamente sporco, puzzolente, praticamente un barbone, e non ricorda assolutamente niente del suo passato. Si sveglia lì e come se la memoria ricominciasse da quel giorno. Lui così comincia, insomma, ad indagare sul proprio passato, scopre cose su se stesso che lo ricollegano in qualche maniera alla CIA e a degli esperimenti che si dice, insomma, siano stati traditi da una spia, quindi dei segreti che sono trapelati a causa di una spia. Insomma, lui comincia ad essere coinvolto in affari molto grandi, e quindi, ecco, niente, lui deve indagare un po' sul suo passato, capire perché si è trovato lì, ma soprattutto se la perdita di memoria sia stata una causa naturale o un incidente, oppure se qualcuno avesse voluto in realtà fargli perdere la memoria. In questo libro si mescola realtà e finzione, perché, come sempre, Ken Follett fa riferimento anche ad eventi realmente accaduti. Insomma, vediamo tanti eventi mescolati in un'azione serrata che Ken Follett sa tenere veramente bene. Quindi un libro molto bello che vi consiglio, e poi, appunto, la copertina arancione come le zucche di oggi. Seconda domanda: il libro più misterioso. Allora, per questa domanda ho scelto non è come pensi di Sophie Hannah. Ho scelto questo libro perché effettivamente, leggendo la trama, ci si rende conto che è veramente un libro carico di mistero, perché la protagonista di questo libro sta guardando su internet alcune case, perché sta cercando una casa da comprare insieme al marito. In internet, come sapete, in alcuni siti, insomma, ci sono dei viaggi virtuali, diciamo, nel senso che è possibile vedere la casa dall'interno, come appunto attraverso un video, quindi una telecamera che scorre e passa per tutte le stanze, in modo da vederla in maniera un po' più realistica. Ecco che quando la telecamera arriva nel soggiorno, riprende una donna morta in una pozza di sangue,
scesa a terra. Chiaramente lei insomma si preoccupa, impazzisce, va a svegliare il marito, riguardano il video, ma la donna è scomparsa, anche se lei è sicura di averla vista. È un libro molto bello che veramente tiene col fiato sospeso fino all'ultimo, e comunque all'ultimo sa stupire con un bellissimo colpo di scena. Quindi sicuramente la trama era veramente misteriosa, è veramente misteriosa e accattivante, e l'autrice è veramente molto brava. Andiamo avanti. Un libro che consigli di leggere ad Halloween. Ovviamente non potrei non consigliare Dracula di Bram Stoker, anche se vi consiglio un'edizione migliore di questa. Questa è tascabile, la spiga, comunque si trova in 2 miliardi di edizioni, perché questa è scritta veramente in minuscola. Comunque, Dracula glielo consiglio non soltanto perché è un bel libro, quindi non è un libro dei vampiri, sui vampiri che si legge adesso, insomma, è diciamo il capostipite dei libri, sui vampiri, e perché appunto ha delle atmosfere veramente, veramente azzeccate per Halloween. È bellissima la descrizione del vampiro, di tutti. È bello vedere come Bram Stoker gli dona tutti quei caratteri che poi sono stati ripresi da centinaia di autori in tutto il mondo, e che ne hanno veramente tratto infinite storie. Le ambientazioni, come ho detto, sono veramente fantastiche, terrorizzanti, piene di suspense, piene di mistero, e la storia è assolutamente interessante. È bellissimo, è bellissima la maniera in cui è scritto, perché è completamente epistolare, anche se in realtà non sono lettere, più che altro è un diario, ecco, che raccoglie i pensieri dei vari personaggi, quindi veramente molto bello. E se ad Halloween volete leggere un libro bello, questo è sicuramente l'ideale. Un personaggio inquietante. Per un personaggio inquietante ovviamente non potevo non scegliere L'amore bugiardo o Gone Girl di Gillian o Gillian Flynn. Bellissimo thriller psicologico in cui ci sono due protagonisti, un uomo e una donna, ci sono due punti di vista, niente, veramente bello. Io però chiaramente non posso dire qual è il personaggio inquietante, perché se no vi svelerei il bello della storia. Leggetelo assolutamente, perché come vedrete, se andate in giro su internet, nessuno riesce a parlare male di questo libro, perché è davvero coinvolgente, misterioso, è scritto benissimo, e soprattutto è così pieno di colpi di scena e di eventi che ti colpiscono, che veramente non riuscite a staccare gli occhi dalle pagine fino alla fine. Il colpo di scena principale, che è quello che caratterizza un po' il personaggio più inquietante, è proprio nel mezzo della storia. Quindi assolutamente vi consiglio questo libro, perché psicologicamente parlando i personaggi sono veramente magnifici, sono descritti benissimo, sono delineati benissimo, e soprattutto vi lasceranno a bocca aperta, perché l'autrice ha veramente fatto qualcosa, ha creato qualcosa di malato ma allo stesso tempo affascinante. Quindi leggete assolutamente questo libro. Prossima domanda: un libro o un autore con la H di Halloween? Allora, per questo ho scelto un autore, e cioè Joan Harris, e ho deciso, dato che dopo della stessa autrice vi consiglierò un altro libro, ho deciso di nominare 5 quarti d'arancia. Chiaramente questo non è esageratamente collegato ad Halloween, perché assolutamente non è né un thriller né un libro particolarmente pauroso, ecco, anzi assolutamente no. Fatto sta che comunque l'autrice mette sempre un pizzico di magia all'interno dei suoi libri, e quindi io vi consiglio in ogni caso di dargli una chance, perché appunto le sue protagoniste molto spesso sono un po' streghe al loro interno, ecco, nel profondo. Questo libro ne ho già parlato in un video delle letture, anche questo ve lo lascerò comunque linkato da qualche parte. Comunque è una storia meravigliosa di tre fratelli, di una mamma molto particolare, della loro vita all'interno di una fattoria, e di tutti gli eventi che sono accaduti in quegli anni, soprattutto nel momento in cui i tedeschi hanno occupato la Francia. Quindi sono presenti nel piccolo paesino dove abitano, e i ragazzi cominciano a collaborare con loro, creando una serie di eventi e di conseguenze che porteranno al disastro. E dall'altra parte vediamo la stessa protagonista che racconta anche il suo momento attuale, quindi praticamente la sua vecchiaia, e altre avventure, altre vicende che le accadono, sempre ricollegate a ciò che è successo quando era bambina, e che quindi trovano finalmente un epilogo. Veramente un bellissimo libro, quindi vi consiglio Joan Harris in tutte le sue opere.
Andiamo avanti, un cattivo affascinante. Ecco qua che torna Joan Harris con Le scarpe rosse. Perché ho scelto questo libro? Perché effettivamente il cattivo di questa storia è un personaggio particolarmente affascinante, non soltanto affascinante per il lettore, ma affascinante per gli stessi personaggi che sono all'interno del libro. Perché? Perché praticamente ritroviamo la stessa protagonista di Chocolat, quindi Via Rocher, e questo è l'unico capitolo della trilogia ambientato in una città diversa da Lansquenet et Sultan, bensì infatti qui siamo a Parigi. Qui entrerà, diciamo, in contatto con le due protagoniste, che poi sono Vian Rocher e sua figlia. Entrerà in scena, ecco, un'altra donna, una donna molto misteriosa, una donna che non è quello che sembra, che ha una vita completamente costruita e completamente falsa, che ruba le identità delle altre persone e che riesce ad affascinare i personaggi principali della nostra vicenda, e che quando ci si accorge che in realtà è il cattivo, è molto molto difficile riuscire ad allontanarla senza farsi del male. Ecco, io spero di avervi incuriosito in questa maniera. Veramente una bellissima storia, e sicuramente qui l'antagonista, o comunque il cattivo della situazione, è un personaggio descritto e delineato molto bene, e che effettivamente ci lascia un po' di inquietudine dentro, ecco, sia quando la incontriamo che quando scopriamo altri lati della sua personalità, del suo carattere e del suo personaggio. Andiamo avanti, un libro abitato da una creatura magica. Allora, per questa domanda ho scelto 1Q84 di Murakami. Non ho ancora letto il libro terzo, perché questo è il libro 1 e 2, questo contiene i primi due libri, ed era uno dei miei buoni propositi dell'anno, quindi assolutamente tra la fine dell'anno lo voglio leggere. Comunque, fatto sta che qui abbiamo 1Q84, ve la faccio breve chiaramente, perché insomma, se no, se stessi qui a raccontarvi tutto il libro ci staremmo 6 ore. Comunque, abbiamo due protagonisti completamente diversi, con due vite completamente diverse. Una dei due protagonisti, quindi la donna, si rende conto a un certo punto che si trova in una realtà, secondo lei, parallela a quella nella quale è nata, nel senso che lei improvvisamente si rende conto dei piccoli cambiamenti che sono avvenuti nella sua realtà e che gli fanno percepire di essere in una realtà molto simile alla sua, ma non la sua. Ed è per questo che la chiama, invece che l'anno 1984, sostituisce il 9 con una Q. In questo libro sono presenti dei piccoli animaletti, anche se in realtà non sono animaletti, sono tipo degli esseri che tessono diciamo la luce, e io non ricordo bene i particolari. Comunque, il fatto sta che questi esserini si trovano all'interno della storia, sembrano dei sogni ma in realtà sono delle cose che realmente esistono e che operano in questa realtà parallela. Murakami molto spesso inserisce degli elementi magici o fantasiosi all'interno delle sue opere, e questo libro è particolarmente bello perché è molto realistico, quindi non c'è una larga parte dedicata alla fantasia, al fantasy praticamente, perché a me di solito non piace. Ecco, qui c'è il giusto equilibrio, la giusta dose anche di curiosità, e appunto ci sono questi esseri un po' particolari che popolano un mondo altrimenti totalmente reale e insomma tangibile come quello che vediamo noi ogni giorno. E adesso l'ultima domanda, dolcetto scherzetto, quindi consigliare un libro che amo, e per lo scherzetto un libro che consiglieresti solo per fare dispetto. Per quest'ultima domanda ho scelto il libro che amo, ho scelto Il leopardo di Joe Nesbo, che trovo adatto ad Halloween perché è molto splatter, è un giallo dove appunto abbiamo un assassino leggermente macabro, nel senso che a chi piace il sangue, la sofferenza, le torture, insomma un libro dove l'indagine si concentra su un assassino malato e completamente pazzo. La persiana. Dicevo, completamente pazzo e senza cuore, ecco, sicuramente Il leopardo è un libro che io vi consiglierei. Per quanto riguarda lo scherzetto invece vi consiglio Cell, credo che si pronunci così, o comunque di Stephen King. Un libro bellissimo che ho letto diversi anni fa, ma che assolutamente mi è rimasto nel cuore, perché è la storia è inquietantissima, perché praticamente c'è un protagonista che durante quello che considera il giorno più bello della sua vita vede che si accorge che il mondo finisce, perché improvvisamente tutti coloro che sono al cellulare impazziscono e regrediscono allo stato di belve feroci. Quindi insomma lui si trova circondato da
da ciò che non è più, non si può più chiamare civiltà, e da persone che appunto si comportano esattamente come animali, che rispondono solo agli istinti, perché in realtà lo definiscono scherzetto. Ovviamente non lo posso svelare, comunque lo scherzetto sta nel finale del libro, che io vi invito a leggere e poi mi farete sapere cosa ne pensate. Ok ragazzi, il video finisce qui, io vi ringrazio, questo video è stato un po' veloce, un po' così chiacchiericcio, tanto per passare insieme anche il giorno di Halloween. Io vi ricordo che prossimamente uscirà il video delle letture del mese di ottobre, ho fatto delle bellissime letture quindi non vedo l'ora di parlarvene, e vi ricordo anche che tutti i miei link per seguirmi sono sotto. Io niente, vi saluto e vi auguro un buon Halloween a tutti e noi ci vediamo la prossima settimana, ciao!